Tra l'altro questo era il game che più aspettavo. Uno, perché per me questa è la finale di Kappa vs T1. Sono letteralmente le due squadre che però si sono mostrate più forti al mondiale. Due, perché veramente sto tifando tantissimo il T1 al mondiale. Per me letteralmente questo è il game da finale proprio. L'hanno già giocata la finale del 2021 per me. Allora, primo bind a Philios, dal lato blu ci può stare. Lato rosso Philios è veramente forte. Dall'altra parte qua ci sarà sicuramente un bind. Potrebbe esserci un bind di Sin, ma è molto più probabile dal lato rosso che dal lato blu. Irelia probabilmente non passerà la fase di bind dal lato blu. Chi altro vanno a togliere? Potrebbe esserci un bind di LeBlanc. In realtà contro Faker molto probabilmente bind non sarà su LeBlanc. Nami dal lato blu per togliere dal lato rosso. In combo con Lucian o anche in combo con Miss Fortune in questo caso. Syndra banna Showmaker, quindi vogliono togliere il safe pick a Showmaker nei primi tre. Questo è interessante. Sarei sorpreso. In realtà gli si potrebbero persino lasciarlo. Allora, cerchiamo di pensare qua il terzo ban. Che cosa potrebbe andare a essere in questa situazione? Credo che sia un jungler o un mid laner. Ma signore Equinozio, come si sono buggate le estensioni? In che senso? Che c'è che non va? Io lo vedo il Pippo Arrive. Come stai, Equinox? Sentito un sacco. Mi sarei aspettato più un ban di un mid laner che il ban di Graves qui, onestamente. Ban di Graves? Non me lo aspettavo. Ban di TF dal blue side. First pick Lee Sin, in questo caso. Non credo che vogliano first pickare Miss Fortune. Dall'altra parte potrebbero addirittura rispondere con Viego, visto quanto owner abbia giocato Viego. Quindi potrebbe essere Viego più AD Carry o AD Carry più anche Talon in realtà. Però contro Lee Sin non giocherei Talon. Potrebbero persino prendere Miss Fortune Jarvan. Essendo da red side, Braum potrebbe essere buono. Ryze subito piccato per Faker. Dall'altra parte Showmaker potrebbe rispondere con Azir. Questo non mi piace. Questo pick di GP blind invece proprio, invece il pick di Jace tanta roba. Hanno Kennen ancora come risposta, che non è in realtà una risposta a Jace, ma ha del potenziale. Bannare Faker o Showmaker non è worth in sto caso. Guarda, ti dirò, il ban di TF è obbligatorio, è straforte, a meno che non vuoi giocare Sylas. Il ban di Syndra è più mirato, nel senso che stai togliendo un safe pick all'avversario, ma non è qualcosa di estremamente forte. Questo deve essere un Lucian Flex. Questo non può essere un Lucian AD Carry. Non ha nulla con cui essere giocato di buono Lucian qua. Questo è per forza un Lucian Flex. Ma io ripeto, l'ho detto pure prima, per me questo era il game della finale, a mani basse. Questo per esempio non l'ho capito. Non ho capito il ban di Syndra over il ban di LeBlanc. Perché letteralmente LeBlanc al momento è più forte. Mi crea problemi. Perché da Ryze mi outscalerà LeBlanc, ma mi crea molti più problemi a Ryze in early quanti me ne creasse Syndra. Cioè, è molto più pericolosa LeBlanc che una Syndra, secondo me. Ok, Poppy, questo è Poppy Jungle, ma è qualcosa che abbiamo già visto, che hanno incominciato. Allora, credo che abbiano semplicemente imparato a giocarlo, perché in realtà Poppy è forte già da un po' per i mondiali, ma penso che nessuno sapesse giocarlo. Letteralmente qualunque campione oggetto da Dash e chiaramente Poppy è semplicemente molto forte visto che counter letteralmente qualsiasi Dash. Ban di Ziggs per togliere un AD Carry safe agli avversari, che ci può stare visto che in questo caso hanno showato Lucian, quindi hanno in realtà un altro AD Carry in squadra. Il ban di Ziggs è piuttosto sensato in questa situazione. Dall'altra parte devono togliere qualcosa che sia un first pick. Potrebbero togliere persino Miss Fortune, ma in realtà non so quanto Miss Fortune sia forte per i T1. Questo potrebbe essere tranquillamente un bait per i T1. Qua potremmo iniziare a vedere gli AD carry non convenzionali. Potremmo vedere il ritorno di Xayah addirittura, o Kai'Sa Tristana, per come stanno uscendo ora le draft. Thresh per rimuovere la Jinx. Ma il ban di Thresh qui per esempio non ha senso. Fino a che tu in realtà non lo voglia proprio in nessuno. In nessun caso giocare, perché da blue side qua sei tu ad avere l'accoppiata, quindi il ban di Thresh dovrebbe aspettare a loro. Bannare Thresh qua vuol dire che tu non hai questa opzione o non vuoi andare per questa opzione. Ok, Leona ottima in questo caso essendo un safe pick che puoi tranquillamente prendere senza venire propriamente counterato. Dall'altra parte probabilmente ci sarà il pick di Braum per il DK. Sarà probabilmente Braum. No, ok, se c'è Jhin. Sì, potrebbe essere comunque Braum. Però Jhin qua non mi piace molto. Perché Jhin qua lo vedrei bene solo con Karma, in accoppiata tra quelli rimanenti. Ma ok? What? What? Ok, questa non me l'aspettavo da parte di K come draft. Dopo da entrambe le parti verranno bannati quasi sempre tre mid laner a testa, addirittura. Il rispetto tra i due mid laner. Mi dispiace che Chovy quest'anno non avesse un team. Avesse avuto un team Chovy quest'anno faceva la differenza.
Non ho ben capito comunque il bande di K di Thresh Jinx insieme. Posso ancora capire il ban di Thresh se non lo vuoi giocare in nessun caso, ma il ban di Jinx a quel punto avrei preferito il ban di Miss Fortune. Buonasera signor Hardcore, come la va? La botta di Gappa mi lascia perplesso perché non vedo particolarmente la win condition, perché hanno il danno con Maokai più Jin su Miss Fortune eventualmente, ma non hanno potenziale di brio e non possono fare molti errori. Per di più la W di Maokai è facilmente baitabile. Buonasera Ansem. Tutto bene Hardcore. Tra l'altro ragazzi, buon Halloween. Ok, questa rotazione di Faker pulitissima, bel TP alle spalle. Credo che Khan non se l'aspettasse minimamente, penso che la maggior parte dei giocatori non si sarebbe mai aspettato un TP così early, anche perché in questo momento Faker da questa giocata chiaramente va a perdere tantissimo contro le Blank. E in questo caso, se Showmaker gioca bene, molto probabilmente lo farà, questo sarà molto grave per Ryze. Quindi questo vantaggio sarà meglio che Khan lo sfrutti bene, perché assolutamente Faker si vedrà molto male nei prossimi 3 minuti di partita. Avrà un po' problemi per quanto riguarda la midlane, non solo il TP mancante darà anche vantaggio a Showmaker in ambito di playmaking, quindi ora Showmaker ha lui il controllo della prossima giocata, il che vuol dire che i T1 non devono veramente forzare tanto, o almeno se dovessero forzare troppo rischiano veramente grosso dagli avversari. Hanno visione di Poppy? No, non avevo visione di Poppy. Dobbiamo dire, questa serie mi sembra abbia un po' underperformato Khan. Per ora, per il personaggio che gli hanno dato, non è messo bene. Nel senso, il pick di Lucian qua era abbastanza ovvio fosse un flex, ma non è chiaramente il migliore dei pick contro Jace. Può workare, deve giocare iper aggro, ma non deve mai finire behind. E questa giocata di Faker sicuramente lo mette un po' in difficoltà, perché è un matchup estremamente snowball, Jace contro Lucian. Il primo che prende vantaggio, in teoria, tende a continuare a prendere vantaggio pesantemente in 1v1. Entrambi i jungler sono in bot, perfetto. Beryl qua mi ha lasciato un po' perplesso sulla giocata. Wait, aspetta, cosa? Owner ha flashato... cosa? No, oh mio Dio. Owner? Cosa? Gli è partito l'embolo a Owner? Ah, tra l'altro, allora, premettiamo che, ricordate quello che ho detto circa 60 secondi fa, adesso hanno il vantaggio di TP su Showmaker, quindi i T1 non dovrebbero assolutamente forzare, e questo già è abbastanza grave, però il fatto che abbia fatto lei in avanti Owner mi lascia particolarmente perplesso. Dall'altra parte Faker a quanto pare ha un odio profondo per Khan, o meglio vogliono mandare super behind Khan. Sì, Owner qui, devo ammettere che è molto pepega, Equinox, molto pepega. Ero tipo, aspetta Owner, veramente stai andando avanti? Che poi tra l'altro non ho capito perché Owner non abbia istastunato a muro Maokai lì prima che gli facesse doppio. Owner stava testando la tastiera. Può essere, Rocky, probabile che abbia... ma può anche essere che... sapete, voglio provare a vedere, ditemi se questa teoria è sbagliata. Torniamo un attimo alla giocata di Owner. Vediamo, allora, voglio vedere un attimo ragazzi se riesco a riemulare cosa può essere successo. Provo a dare una possibile opzione. E colpisce la tastiera e lo starnuto è stato talmente potente che ha sbattuto forte il naso contro la E. Là infatti, se vedete, c'è stato un attimo, hanno messo la telecamera su Owner che ha detto pausa, 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 perché ha sbattuto talmente, lui non voleva andare in, però ha detto guarda, per il raffreddore purtroppo le pause non le possiamo far chiamare. In realtà era tutto un misunderstanding, Owner non voleva andare in, è stata la botta data dal naso che gli ha fatto dare questa cosa. Era morto comunque, ci stava entrando. In realtà no, Mumak, guarda, ti dico, se qui Owner mi va in front to back, probabilmente muore solo Keria. Owner qui non muore facilmente, anche perché se Owner rimane vivo, può tranquillamente guadagnare spazio utilizzando le blank per il jump.
utilizzare questo minion per jumpare via. Non è propriamente morto. Non è propriamente morto. Probabilmente non ha calcolato il biscotto e pensava di ucciderlo a fare uno per uno. Il fatto che abbia pensato di ucciderlo non lo metto in dubbio, è che non c'era proprio nessuna chance lì, neanche senza il biscotto, che lo uccidesse. Poppy con le rune che aveva lì non aveva mai, con le rune che aveva, le spell che gli rimanevano, non aveva mai nell'universo, mai in nessuna galassia il danno per uccidere. A proposito di pause, nella serie di oggi hanno chiamato un sacco di pause per periferiche bagnate. Si eccitavano sulla tastiera. Come si chiamano le pause per periferiche bagnate? I seghi sulla tastiera nei mondiali. Come fai ad avere la periferica bagnata nei mondiali? Cioè, o fanno cadere tutti l'acqua, o è più plausibile la prima opzione. Si sono emozionati tutti oggi al mondiale. Pause per periferiche bagnate dovute alle giocate del maestro Illings. Questo spiega tutto, Alex. Perché quando Illisang gioca, onestamente mi bagno anche io. Comunque vorrei far notare che nonostante il bullismo profondo su Khan di Faker in combo con Khan, Khan continua a dare il cazzo in CSing a Khan, quindi praticamente non ha praticamente perso nulla. È tranquillamente fine, stanno trattando top per bot, ma sta andando sempre male per i T1. Tra l'altro non capisco perché la i T1 stanno trattando top per bot, quando letteralmente la loro win condition è il fatto che la loro botlane sia la migliore al mondo, e in qualunque situazione stanno cercando di far sì che Ghost possa vincere, quando letteralmente sappiamo che se c'è un punto debole di DK è la bottom lane, anche se c'è da dire che Ghost per il mondiale ha deciso di svegliare il gioco. Probabilmente ha tirato fuori dalla cantina il vero Ghost ed è tornato a giocare bene, perché se no non si spiega. Hai sentito che in teoria i Rage 2 cambieranno Mix e Wound? E Hardcore, stai indietro. Sappiamo pure i sostituti di alcuni di loro. Top c'è Broken Blade, confermato. E support c'è uno della di EU Master, se non sbaglio, di Carmen Corpse, che è anche da dove veniva Adam, se non erro. I Carmen Corpse, comunque, chiunque va nei Carmen Corpse ormai si è capito che va negli LAC. Quindi ragazzi, se volete avere un futuro, andate nei Carmen Corpse, perché vi chiamano le squadre degli LAC. C'avranno una raccomandazione diretta, la linea diretta. Onestamente il contest qua dei T1 ci sta, il problema è che sono arrivati un po' tardi per il contest dell'Herald. Questo dovrebbe essere il free break per i T1 adesso. Hanno preso completo controllo del lato bot side della mappa, i T1. Più che altro non capisco perché adesso stanno completamente give upando il Drake. Gli avversari dovevano regolare, non avevano risorse per contestare quel drago. E questo è un drago del fuoco, è un ottimo drago come investimento per il futuro. Non credo che Poppy avesse particolarmente bisogno a questo punto del di quei tre campi di farm, almeno non nell'immediato, visto che non è un power carry. Un po' in disaccordo onestamente qua con la giocata di T1 di non fare il drago subito dopo, perché hanno preso il controllo di quel lato della mappa e la loro comp era abbastanza forte ora. Continuano a cercare di bullizzare Khan, che a questo punto mi sembra completamente futile, visto che più behind di così non può andare e non è behind. Ciao Cusi, buon Halloween, come stai? Buonasera, anche tu in maschera? Sì, la mia è di ogni giorno, quella da pagliaccio, Gian. Sì, Targamas, esatto, quello dei Carmen Corpse, non mi ricordavo il nome. È stile tuo cugino europeo? No, la faccia da pagliaccio, la solita faccia che porto quando porto gli stream. Sì. Vitality di prossimo splittano un team che è potenzialmente uno dei più forti medesimi. Vitality prendono sempre team che potenzialmente sono forti. A quanto pare c'è qualche altra cosa che non va nei Vitality.
Perché i giocatori che prende sono buoni. Brutto quel flash di Geria. La bot di T1 è stata completamente abbandonata comunque. Madonna santa Owner. Non è neanche worth. Non, lo Zoe da una wave di XP a sto punto a Khan, non gliene frega nulla. La loro win con non è attraverso Khan, non gli importa di Khan. O meglio, se Khan riuscisse a prendere particolarmente vantaggio da questo ne sarei contento. Ma Khan continua a non perdere da Khan, nonostante le cose che fanno. Diventerebbe worth se riuscissero letteralmente a mandare Khan in una situazione in cui Khan non riesce più a tenere in testa. Deve essere anche nel breve termine, altrimenti non ci sarà più quel problema, visto che posso tranquillamente utilizzare la potenza adesso dell'altra lane per dare spazio a Khan di entrare in partita e recuperare XP. Prossimo anno Alfari, top, self mid, jungle, mid per. Il problema sai qual è? Proprio quello. Mi stanno prendendo un casino di talenti in Vitality. Però sembra che, come se metti tutte delle star che poi non parlano tra di loro, tiltano, non riescono a sinergizzare. Pure la squadra attuale dei Vitality è una signor squad. Certo non è una squadra da fondo classifica, soprattutto con self mid in giungla. Dovevano anche prendere il drago quando hanno avuto l'occasione di T1, qua adesso non possono più contestare sto drago. O meglio, potrebbero anche provarci, ma nello stretto di K hanno letteralmente il meglio dalla loro comp. Questa situazione hanno il vantaggio di TP di Canna rispetto a Khan. Ma in questo caso il TP di Canna non credo che lo voglia sprecare facendo rientrare in partita Canna. Allo stesso tempo non credo che il TP di Canna sia influente come un campione Mugis tanto quanto altri, visto che in questo caso non ha molta visione, ed essendo un primo drago barra un drago del fuoco è molto facile da fare senza rischiare particolarmente di essere contestati, visto che ha poco danno, non applica slow ed è molto facile da uccidere, molto veloce da uccidere. Khan ormai sta giocando il gioco della sopravvivenza, sta facendo benissimo tra l'altro il gioco della sopravvivenza, sta facendo uno splendido lavoro. Khan prende il massimo di quello che può in questa situazione come placche dalla top. Il problema è che dall'altra parte stanno perdendo tanto, nel mentre che lui sta pian piano erodendo e prendendo vantaggio dalla top lane. Ora sta facendo il casino già nel primo con troppo che in bot lane non si vedono manco a pagarlo in... Ma il punto è che non ha senso, non capisco il senso di questa cosa per i T1. Hanno una bot lane veramente forte, che può essere anche una win condition. Cioè, allora, in teoria per il livello di draft la bot lane non è una particolare win condition per i T1, ma teoricamente essendo i migliori giocatori di T1 dovrebbe essere la win condition. Molto poco probabile che i T1 contestino sto Herald, to be honest. Vogliono setappare uno split push con Jace. Cioè se come team funzioni preso uno straforte magari come giro di quest'anno è BG. Quello è il problema, pure quest'anno per i Vitality è stata tipo come G2. Però è che quando hai Canyon dalla tua parte puoi permetterti di dedursi un po'. Guarda che in realtà pure Warner è un signor jungler. A livello di LCK la scorsa patch, quella mondiale, ha fatto ottime performance. Sinceramente Poppy non è facile da giocare, o meglio è un personaggio molto forte al momento nel meta attuale perché countera tantissimo tutti, ma è difficile essere proattivi barra fare qualcosa con quel champion, soprattutto dalla giungla. Credo che Faker abbia più danno di Showmaker qua. Bravissimo Faker, comunque a non prendere paura da sta giocata di LeBlanc.
Siete tra Faker e Showmaker chi performa meglio attualmente? Sinceramente credo che Faker stia performando nel complesso di team meglio di Showmaker attualmente. Però individualmente Showmaker e Chovy sono parecchio superiori. Ma parecchi mid laner sono al momento, credo, nell'1v1 proprio secco, meccanicamente superiore a Faker. Però a livello di quello che devono fare, probabilmente di capacità di guidare il team, Faker è ancora un signor giocatore. Prima Owner era proprio è andato full pepega con quella in avanti. Però al di fuori di quello sta facendo una partita solida. L'unica cosa è che stanno continuando a giocare attorno alla top side. E non è neanche colpa di Owner, onestamente. Per qualche motivo avranno avuto comunicazione, ordini di mandare fuori controllo Kanna su Kanna e farlo snowballare. Il problema è che ha fallito miseramente, nonostante gli aiuti che gli abbiano dato. Anche perché letteralmente i DK hanno giocato da bot e i T1 hanno giocato da top. Il problema qui è che entrambi hanno giocato correttamente nel dare fastidio all'altra lane, solo che una delle due lane non ha perso particolarmente. E una di quelle due lane, ovvero la top in questo caso, era quella più volubile, quella che doveva veramente essere influenzata particolarmente da una giocata. I DK stanno cercando di spingere il vantaggio di visione per poter allontanare T1 dal controllo del drago. Proprio i T1 hanno preso il controllo della mid lane per potersi muovere. Showmaker sta cercando un altro angolo, ma qua non può fare molto. Finge con i 7 mesi! Becca del pungiglio, cara, come stai? Bentornato. Buono sto Herald. Rompe il concetto della... questo è grave per i T1. Non hanno più la ulti di Miss Fortune. Questo vuol dire che perdono tanta pressure al Drake. Non credo che i T1 ora siano nel diritto di contestare il drago e di startarlo. Jace! Bel pick qua contro Jace. Tra l'altro questo era pure un drago dell'acqua, uno dei peggiori letteralmente per essere piccati fuori posizione. Chasky, come stai? Buon Halloween. Torre down. Bel vantaggetto che hanno guadagnato di K con queste giocate per ora. Per ora pulitissimi di K nell'esecuzione, un po' più errori di T1. I T1 hanno ancora una win condition, possono tranquillamente giocare per lo split push di Jace ora e hanno dei personaggi molto forti per il teamfight dopo, molto più forti di quelli degli avversari. Devono tenere sotto controllo la minaccia 4 draghi ed eventualmente snowball in gold, ma hanno una buona compi di T1 per il mid late game. Di Ganyan sul groppo. Non credo che i DK proveranno ad accelerare per ora il game. Penso che vogliono giocare. Scusate lo sbadiglio. Penso che vogliono giocare attorno ai 4 draghi, sinceramente. E stanno comunque rispettando molto la comp dei T1. Hanno bisogno di più risorse per assurdo sulle blank o di un fight miracoloso che metta super a Lucian. Perché altrimenti la comp di DK in realtà non ha molte win lane o win potential al momento. Resta che sono main support, vedo la vision di Beryl, ho voglia di disinstallare. Guarda che è molto semplice arrivare a quella vision Arex in realtà. Chiaro, a livello basso è quasi impossibile perché nessuno gioca bene, quindi se ruoti o fai cose vieni punito particolarmente il tuo AD carry se l'auto inta. Ma se sapete tu e l'AD carry gestire bene la wave, tu hai tante occasioni di roaming, di mettere e togliere le ward.
veramente tantissime occasioni di muoverti. Mi spieghi Maokai Support? Guarda, in realtà stavolta mi aveva sorpreso Asbio il pick di Maokai. Mi aveva proprio sorpreso pure il pick di Jin, in realtà. Essendo da quarto e quinto pick lato blu, mi aspettavo qualcosa che andasse in combinazione contro gli avversari. Ed essendo che Miss Fortune era ancora open, mi sarei aspettata Miss Fortune qualcosa. Il problema è che essendo con la possibilità... tra l'altro avevo già piccato pure Leona, quindi mi sarei aspettata tipo, che ne so, una Miss Fortune Brom, o anche Lucian mandato a questo punto un bot con Brom contro Leona, ed eventualmente qualcos'altro preso in top tipo Kennen. Indubbiamente Maokai gli fornisce un ingaggio, cosa che IDK manca con la sua ulti, ed è parecchio forte per loro avere almeno un buon ingaggio, però non so quanto l'ingaggio di Maokai sia in realtà affidabile comunque, essendo che la ulti di Maokai è piuttosto lenta se la vedi arrivare o se te la gira da davanti. Proprio quando è buono il Gauntlet e quando è il Divine, al momento è sempre buono il Divine. Il Gauntlet lo puoi giocare se sei top, ma il Divine è semplicemente più forte. Però se devi fare semplicemente da frontline in team, è molto più forte il Gauntlet in top. Il Divine è da jungler in questo caso. In realtà, per quanto IDK siano in vantaggio ora, non penso che i T1 siano in un brutto spot adesso. O meglio, io fossi nei T1 aspetterei 3 minuti o 2 minuti, il tempo del prossimo drago, per cercare potenzialmente un fight, perché non credo che la comp che hanno sia bad o debba per forza perdere. Potrei persino, essendo un drago dell'area, prendere in considerazione di dare volontariamente il terzo drago e aumentare ancora di più lo scaling, visto che credo che la mia comp vada ad outscalare pesantemente quella degli avversari. Ed eventualmente contesto solo Baron barra quarto drago in poi per IDK, dove ho maggiori chance di vittoria se sono i T1 con la loro draft. Bella, per quanto giochi più LOL, LOL rimane bellissimo da guardare. Questo è verissimo. Però sapete che ho... magari è fake, correggetemi se sbaglio, ma mi è arrivata una notizia che a me mi ha fatto tipo... Oh, bellissimo. Ho saputo che vogliono rimettere Ranked Team su LOL. Sono in brodo di giuggiole se rimettono le Ranked Team, ragazzi. Buon salve, Dani. Stai guardando lo spettacolo di ieri, erano dei bei game secondo me. Per me questa è la finale, Dani. Io non l'ho vista, la sto streamando ora perché c'è il delay di 24 ore rispetto alla cosa originale. Però per me T1 contro DK doveva essere la finale. Stella, basta. Bella sta ultimi sforzo, peccato che non ha potenziale di outsmite su Canyon. Sinceramente, sto fight credo che i T1 l'abbiano giocato nella maniera più sloppy possibile. Allora, è nato tutto dal pick. Come era nato il pick qua? Ah, pick su Jace iniziale, ok. Signor Vortex, buon Halloween e grazie mille per i 2 mesi, si becchi il pungiglione, come sta? Io vorrei capire canna sto game, perché non è inside. Che canna è qua? What? Ah, terribile. Aveva anche il TP a disposizione, non ha nettamente nessun motivo per essere lì e non inside lì a mettere pressure. Gli avversari non hanno un buon ingaggio contro i T1 con la ulti di Maokai, non è così tanto affidabile. E Showmaker comunque c'è da dire che ha fatto un ottimo lavoro lì a trovare il pick e l'ha giocata meccanicamente perfetta comunque. Sniperato. Boom.
shit. Showmaker's there at the zone away owner, and it's just great play from Damwon. And I actually like T1. Tra l'altro, notate come Showmaker abbia assicurato pure al suo jungle di avere il vantaggio di smite. Showmaker ha veramente carriato quel fight. Prima kill su Kanna per setappare il tutto, dopodiché kill su owner per impedire che ci siano difficoltà per Canyon contro il Baron. Chiaramente ora per i T1 è un po' più difficile difendere, perché non hanno nessun contest allo split push col Baron e non hanno neanche un particolare buon ingaggio ai T1, quindi letteralmente devono dare basta in questa situazione. Il loro lavoro qua è il dare quanto meno possibile in realtà. Ogni volta Showmaker trova un'apertura e dall'apertura di Showmaker setappano probabilmente, cioè riescono poi dopo a setappare il completo snowball dopo del fight. Questa seconda torre per i K non doveva mai essere possibile, a meno che Showmaker non trovasse lì il pick su Owner. No, Showmaker è stato bravissimo, già veramente, veramente bravo. Secondo cosa serve principalmente team europee per raggiungere la Corea? Ma probabilmente smettere di pensare ai soldi, no, scherzi a parte. C'è qualcosa che non va con i giocatori dell'Europa e la qualità dei giocatori che escono fuori dall'Europa. Non è possibile che la Corea sforna pro player su pro player e l'Europa sforna un pro player. C'è qualcosa che non va con come si allenano i giocatori in Europa. Non credo che il problema sia neanche dello staff, perché letteralmente ci sono alcune squadre europee che secondo me hanno fatto delle draft da signori. Ad esempio, coach dei Rogue, coach dei Mad Lions, secondo me hanno fatto un lavorone fantastico per quanto riguarda le draft, col materiale che avevano a disposizione, perché veramente rispetto ai giocatori coreani che giocano letteralmente qualsiasi cosa o allenano qualsiasi cosa, credo che alcuni coach di alcune squadre europee si siano dovuti adattare, tirare fuori il meglio della draft con dei giocatori con una champion pool limitata. Prendiamo ad esempio anche i G2 con Reckless. Probabilmente devono cambiare proprio la struttura, almeno per andare a vincere il mondiale dovrebbe cambiare la struttura, come vediamo proprio il gioco in Europa, nel senso invece di pensare a prendere il vecchio professionista, prendere dei giocatori da crescere e migliorare, perché i vecchi professionisti a quanto pare non sono all'altezza al momento. Adesso sono un po' troppo blind per vincere i fight a prescindere. Questo era un buon fight per i T1, ma uno, Kanna non è un champion da teamfight istantaneo, ma da book. Due, i T1 sono troppo blind adesso per avere un output di danni veramente serio. Showmaker è mostruoso. Showmaker sta letteralmente trascinando il team alle spalle. Quel pick di LeBlanc andava tolto instant al posto di Syndra. Era molto meglio dargli Syndra, che gioca molto più indietro ed è molto più gestibile, piuttosto che un pick di LeBlanc che può andare tranquillamente fuori controllo ed è così tanto mobile. Me Showmaker piace, ma mi sta sul cazzo. A me sta indifferente Showmaker. Io ti favo per Chovy, sinceramente, in mid. Ti favo per Chovy che gli dessero un team. Per me si fa sentire la differenza di play e di preparazione. Allora, il fatto della preparazione delle best of 3 e best of 5, sì, ma non è colpa nostra. Non è assolutamente colpa nostra il fatto della preparazione delle best of 3 e best of 5. Perché letteralmente se loro giocano in un sistema di best of 3 e noi giochiamo in un sistema di best of 1, non è colpa nostra, è colpa degli LAC. Non ha senso allenarti agli LAC facendo le best of 3 quando letteralmente agli LAC giochi le best of 1. Secondo me non mancano i giocatori, ma si vede subito la differenza di mago rispetto ai coreani in una strategia di gioco completamente diversa. Secondo me mancano i giocatori invece, Jump. Ti dico perché. Ci vogliono più giocatori tipo Adam, qualcuno che viene e porta del macro e la capacità di imparare di adattarsi. In Europa ho visto tanta limitazione di draft con i giocatori che hanno preso, anche perché la maggior parte dei giocatori europei che sono arrivati al mondiale o che prendono i team europei stanno là da 6-8 anni, e con tutto il rispetto vada fatte vecchie, fate giocare il nuovo giocatore o allenate il nuovo giocatore a diventare forte. I vecchi se ne devono andare a fare in culo dopo 6-8 anni. L'unico vecchio che rispetto è Faker, perché è Faker, se no direi togliete pure Faker di mezzo. Con tutto il rispetto, raga, dopo 6 anni che giocate a LOL in competitivo, certo non farete l'anno migliore della vostra vita ora. Se la vostra squadra non ha vinto fino a mo, prendete il giovane, insegnategli a giocare, avete più chance nell'investimento piuttosto che tenere nel vecchio, che schifo non farà, ma sicuro non vi porta a vincere il mondiale. Ryze sta ban qua contro Faker. Addirittura Ryze l'ha bannato Faker a Showmaker. Da questa parte ban di Yumi,
mi aspetto il ban di LeBlanc e quasi mi aspetto pure il ban di Sindar, però Nami deve essere tolta dal lato blu, quindi Yumi sicuramente verrà rimossa. Sicuramente alcuni coach fanno schifo in Europa già a livello di draft, tipo il coach dei G2 l'hanno mandato via e grazie al Sindar. LeBlanc non capisco perché non venga nerfato, per me presente in draft è l'unico mago in meta perché è un assassino. Per me LeBlanc non ha bisogno di un nerf. Ci puoi giocare attorno a LeBlanc ed è bello vedere LeBlanc così, è perfettamente bilanciata. È forte, ma è forte se sei bravo e va bene così. Non credo che dovrebbero toglierla per quel motivo. Ma guarda, qualunque altro gioco rispetto all'LoL ti porta meno tossicità. Questo ban di Aphelios mi sorprende da parte dei DK, anche perché Blue Side in generale Aphelios non viene praticamente mai più. A meno che non ha intenzione di giocarlo con Thresh, e probabilmente credo che DK non vogliono giocare Thresh in nessun caso, perché l'unico motivo per bannare Aphelios qua è perché non vuoi giocare Thresh. Quindi se io fossi T1 non bannerei Thresh. Il ban di TF neanche mi è piaciuto qui tanto, però Shoemaker è veramente bravo con Sylas. Faker sa che deve avere paura di Shoemaker con Sylas, e probabilmente Faker non se la sente tanto di giocare Sylas contro il TF di Shoemaker. Il pick di Lee Sin qua sempre solido. In questo caso il ban di Jarvan rende un po' più difficile la combo Miss Fortune. C'è però no, Lucian in realtà è bannato. Potrebbe essere comunque un pick di Nami. Questo è Graves top 100%. Graves adesso è completamente broken in top. Adesso devono per forza prendere Jace in T1, a meno che non vogliono andare per qualche pick peculiare a pin top, perché sennò non so cosa. Mi piace il pick di Lissandra into LeBlanc come risposta da parte di Faker, anche se abbiamo visto che un'ottima LeBlanc riesce a giocare contro Lissandra. Pick di Jhin senza il support in accoppiata non così tanto solido, probabilmente ci sarà un ban di Rakan. Guarda, quasi nessuno ha piccato Kassadin contro TF Ryze tutti blindati, quindi quando prendi Kassadin letteralmente giochi con uno in meno. A questo livello ci vuole un bel coraggio e una bella capacità di giocare Kassadin. Senzao pure preso un terzo pick strasolido. Allora, a questo punto per i DK la rimozione del support direi che è abbastanza obbligatoria insieme a Jace. Per i D1 l'idea sarebbe di togliere qualcosa che possa giocare bene contro Jhin. Il punto è Miss Fortune non è un problema qua per Jhin, ma non credo che lo andranno a prendere. Ezreal neanche credo sia particolarmente un problema. Considerando ciò che gioca Ghost, toglierei quasi Kai'Sa. Il pick di Gwen bannato non capisco il senso, visto che Gwen in realtà non è un counter. Porco! Ma banni Miss Fortune? Scusa, hai fatto tutta una draft, tutta una fottuta draft, per lasciargli Miss Fortune e counterarla e gli banni Miss Fortune. E dillo allora. Lascia addirittura Jace a canna? What? Il ban di Ziggs per esempio mi piace, il ban di Miss Fortune non ha un cavolo di senso. Credo che questo sarà Rakan per i T1. What? Ok, Yasuo? Yasuo into Graves? I like it, mi piace. È creativo. È indubbiamente creativo e può funzionare contro Graves. Non è male la draft di T1. L'unica cosa che non piace la draft di T1 è sto Jhin. La draft invece di DK mi piace perché sono letteralmente champion broken su champion broken. Una volta dice a Ghost che sanno che gioca solo Jhin, Miss Fortune, Ziggs. Ma io non credo che Ghost per il mondiale non riuscisse a portare più di tre champion, ragazzi. Ziggs ci stava come ban. Il pick di Jhin pure è completamente fine, ma se prendi Jhin e banni Miss Fortune, che cazzo hai preso a fare Jhin? Ciao Tiferet, come stai? Hanno vinto G2, confermo, Crushed. Con i loro acquisti hanno vinto G2. Tra l'altro avete visto, ragazzi, per ora quelli che sono i giocatori confermati. Sono tutti confermati in realtà, no? I G2, manca... Allora, Caps rimaneva, Jankos rimaneva, Wunder è stato sostituito da Broken Blade, manca la conferma dell'AD Carry G2. Tutto bene, Tiferet. Buon Halloween. Support ci sta quello dei Garmin Corps, mi dimentico sempre il nome. Karzi è ma Karzi non è confermato, ragazzi. A parte che Karzi stava sotto contratto con i Med, c'era pure il casino che stava succedendo perché è ancora sotto contratto con i Med.
the Yasuo is safe. Sin Zhao is very good into getting early ganks onto Yasuo. But if he doesn't go invade the blue side now, he's just gonna be so far behind, right? You're gonna be giving away so many kills. Kanzi sarebbe un bel addicare da prendere, però è ancora sotto contratto e stiamo parlando ancora di rumor. Broken Blade dovrebbe essere confermato, se ho visto bene. Broken Blade, se non mi sbaglio, è stato il primo a essere confermato. Poi hanno confermato il support di Garmin Corps, adesso manca la dichiara. No, niente speciale Halloween di LOL, signor Snegherino, se no porteremo solo Q. E Pior, questa è una fottuta bella giocata. Questa è veramente, veramente bella da parte di T1 come rotazione. Voglio rivederla da zero. Allora. Le due pushano, ruotano. Per quanto riguarda i DK, sono andati a mettere ward. Vanno a mettere ward i T1. Kedy infatti si fa vedere. Adesso per quanto riguarda i DK, Kedia sta tornando in bot eventualmente. Beryl però va a controllare lì la ward e rimuovergliela. Draven è in un buono spot, quindi Jin non può fare nulla, anzi deve avere paura. Flash W e Showmaker non ha nulla per scappare in questa situazione. Bella giocata, pulitissima da parte di T1. Ottimo First Blood. Quello non lo so ancora, Danger. Chissà il nuovo coach di G2. Oh, è vero, scusate, non me ne manco, stava a 4.80. Non so perché mi aveva visto la qualità bassa. Nel momento di TFT noi richiamiamo Exciting Moments quando mettono cose nuove solo per lo spettacolo. Showmaker torna back, boom, rip Showmaker. And Canyon is notoriously the best jungler over the last 2 years versus Owner in his debut year at Worlds. And I think overall Canyon is a player that we always have. Confermato Esteban, mi è sgamato. Because when you think back to players that have won multiple titles, it's Bank. It's Faker's third summoner spell, the guy who was the supportive. In realtà Yasuo con lo Shieldbo ci può stare per il sustain contro Graves. Per quanto sia Yasuo forte contro Graves, Graves è abbastanza broken come champion generale e andrà a scalare tanto con l'armatura. Dall'altro canto Yasuo avrà la R a disposizione per shreddare l'armatura. La domanda è quale team prenderà Grubbs come coach, se ci sarà un team che prenderà Grubbs come coach, perché sicuramente qualcuno lo prenderà. L'ex head coach dei G2 può essere stato pure il peggior coach del mondo, va a curriculum che lui era il coach dei G2 e G2 erano forti, quindi. Grubbs, prima se grabba i stipendi, puoi biasimarlo? Ma lo Schalke non c'aveva i soldi per tenere la squadra, che voleva Grubbs? Lo Schalke si è venduto la squadra per andare a giocare a pallone. Buon Halloween, Nemeo. Sei più da dolcetto o scherzetto? Più da dolcetto. E lo pagheranno pure tanto, Equinox. Quello è il bello. Lo pagheranno pure tanto, sicuramente. Metterà a fare il colci di calcetto a Grubbs. Showmaker per ora ha pieno controllo della mid, comunque contro Alessandra. Questo vuol dire che ha la libertà di roamare eventualmente.
Anche se per ora per i T1 non sta andando particolarmente male. Loro comp è una buona comp da skilling mid late game. Probabilmente la prima azione ci sarà ora qua all'Herald, quindi inizieremo a vedere sicuramente all'Herald uno degli equilibri rompersi verso una delle due squadre, che sono abbastanza equilibrati per ora i due team. E la cosa triste, Alex, è quella, è che Yasuo dovrebbe counterare Graves per il kit. Ma Graves era letteralmente broken nella patch dei mondiali. È ancora abbastanza forte, ma la patch dei mondiali era letteralmente broken. Faker pure deve fare il militare l'anno prossimo, no? Penso. Deve? No, no, è lo start standard Shadow di Jin. Scarpe 4 pozze standard per Jin. Io per il fatto che Wunder ha preso in allenamento Yumi contro Olaf di Adam, è entrato sulle balle. Sì, quello onestamente sta. Vabbè, sai qual è il problema, Esteban? È che è francese. Se Adam non era francese, questa cosa non la faceva. Non sto capendo sta rotazione di T1. L'Heraldo mai è fatto, ma non ha senso secondo me mai dare Jin into LeBlanc qua. LeBlanc è il kill potential. Invece di Sandra non credo che abbia minimamente il kill potential su Draven. Sta rotazione di T1 non la sto capendo per niente. Hanno praticamente mandato behind due lane per una. Perché dalla top che non ha prio, avere la bot lane nemica in mid che ha prio è solo che perderci, visto che possono tranquillamente rommare verso la top a questo punto. Ginor è tanto meglio il Fleet piuttosto che il Dark Harvest. Diciamo che il Dark Harvest in competitivo non è mai stata la scelta migliore su Jin, a meno che non fosse proprio broken il Dark Harvest. Il Fleet gli dà più mobilità e ti dà sustain nella lane. Al momento Jin non svolge il ruolo di carry in danno, non è quello che ti deve uccidere l'intero team nemico, non è così tanto forte o broken. Ti fa più che altro il lavoro di tenerti testa barra batterti early game la di carry avversario, dopodiché è un engager barra aiuto DPS, però non è un hyper carry né un carry sostenuto. Ma secondo me, ragazzi, comunque la leva, tolto il fatto che in questo caso secondo me non ha senso fare la leva obbligatoria, cioè io farei fare la leva obbligatoria a chi non ha un lavoro o chi non trova un lavoro, così nel mentre almeno guadagni qualcosa, perché con la leva obbligatoria comunque ti devono pagare, quindi dai lavoro a delle persone. Però chi c'ha già un lavoro o qualcosa, non vedo perché, se magari pure lo fai pagare, dici guarda, fai già un lavoro, paga X e non devi fare la leva obbligatoria. Owner sta cercando l'agguato, ma diciamo che questo non è il momento. Owner? No. Non ho visto la carne che stava arrivando, ma sinceramente non penso che sia la migliore delle giocate questa per T1. Anche sulla kill presa inizialmente su Khan non era worth. Anzi, non su Khan, scusate, su chi è che hanno ucciso? Su Canyon non era mai worth. Non sono un fan di sta forzatura di T1 attorno alla top, non c'aveva senso. Non capisco perché stanno giocando così tanto attorno a Khan. Anche perché Khan sta outclassando lievemente Khan. In realtà era un fight pulito iniziato da T1, nel senso che era una maggioranza numerica, ma anche con la maggioranza numerica e il fatto che abbia iniziato il fight in maniera pulita
non era il lato da cui volevi giocare. Quest'Herald per esempio mi piace, dà un sacco di gold al mid laner e mi manda praticamente la torre mitica la più importante ad un punto di possibile caduta nei prossimi 5 minuti. Ma avrei fatto prima questa giocata intorno alla mid piuttosto che andare a giocare intorno alla top. Tra l'altro i T1 devono assolutamente giocare per questo drago è un ottimo investimento per loro nel futuro. Peccato che lì Kedia letteralmente non sia andato instant per Khan, ma abbia cercato la kill semplice su Xin Zhao. Penso che lì avrebbe, se fosse andato per Khan, poteva finire addirittura bene quel fight di T1. Se fosse stato più greedy Kedia. This is a really big spike for Dom1. I'd like to see them try to fight for this dragon right now. They just finished mythics across the board, right? They've got four in the inventory now, double shield bow, the Gorg Drinker's through. We already had that Luden's done for Showmaker, so they are really in a good spot right now if they can look to try to make something happen, and they are pathing towards that dragon. More than 300 stacks on the Draven 2 is a ticking... Parecchie stack, parecchissime stack, Shadow. Se Draven fa una kill, letteralmente lo chiamano Rishi Rich. Beh, si legge quando metteva la telecamera su di lui. In quel momento non era su di lui. Continuo a non capire sto swap in bot lane di Lissandra qui. Lissandra sarebbe stata ottima pure contro Draven Alistar in mid, se eventualmente l'avessero mandati. E non vedo perché Rakan e Jhin non stiano giocando contro Draven Alistar ora, quando teoricamente possono tranquillamente pure vincere quella bot lane. Ancora per ora. Hanno dato l'oggetto completo di vantaggio a Draven. L'Herald era potenzialmente contestabile. Penso abbia senso non contestarlo solo se riescono a prendere la prima torre da questa... quella doppia fuggina è passata attraverso. Questa dovrebbe essere prima torre per Faker. Anche se in realtà Faker non ha così tanto bisogno di gold al momento nel team di T1. Come funziona la passiva di Draven? Ogni volta che ammazza un minion o recupera un'ascia prende stack di adorazione. Quelle stack di adorazione si tramutano in gold quando prende una kill. Se muore, perde metà delle stack di adorazione. Potrebbe se fa una kill iniziano a pagarlo in bitcoin. Come vi sto vedendo top? Guarda Aatrox, intanto buon Halloween. E penso geniale in Two Graves, ma penso che Graves sia semplicemente troppo buono. Però l'idea del pick di Yasuo in Two Graves la trovo geniale. Bel pick qua su Showmaker, ma non può seguirlo, altrimenti farebbe la W in mezzo al suo team, seguito dalla W di Beryl. E lo standerebbero in mezzo al loro team. E uno avrebbe veramente da flashare instant, altrimenti ci muore. Prima era tutto, mi ricordo male. No, prima era... era sempre metà, mi sembra, o no? Era tutte, se morivo. Non ricordo, onestamente. Potrebbe essere che c'hai ragione, però non mi ricordo. Parliamo di parecchie patch fa. Vabbè, avere Yasuo e non avere un setup di almeno un no cap sarebbe stato hitting. Ma più che altro nelle comp attuali c'è quasi sempre almeno un no cap.
hold steady, come up with something new in the Yasuo, but it's worked pretty solidly throughout this early game. Has not been the most explosive games. Really only action on the top side of the map. No all-out skirmishes quite yet. Get later and later the game, see who can find the edge here. But for now, T1, again, simple comp to execute when you have a Lissandra. Find access, push R, kill somebody, and keep it going. That said, very volatile when you're pairing it with the Yasuo. I feel like this is something we kind of saw in the finals, T1 versus Damwon, where T1 would get a good early game gold lead through map play or just getting towers, but then Damwon just dissected them through the map, and sometimes T1... Damwon al momento non hanno nessun obiettivo attorno a cui fai dare e forzare, e non hanno neanche una particolare lead. La loro comp dovrebbe essere buona ad ingaggiare nel momento in cui hanno visione su un obiettivo, visto che hanno un ingaggio molto rapido di T1. Il loro punto debole è se non riescono a trovare subito un pick da one shot, anche perché devono assolutamente usare la passiva di distanza all'interno dei fight, quindi gli serve un boom pick iniziale e devono utilizzare quel boom pick. Ah, questo è ottimo, questo è potenziale. Rakan? 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 What? Sinergia, Keria? Ma che cazzo stanno a fa? Vanno sull'unico che può disingaggiare barra zonare. Non ha senso. Lì se Xin Zhao riesce a ultare, la comp di T1 è praticamente tutta ranged. Non hanno il DPS su Xin Zhao. Pensi che lo Shieldbow abbia bisogno di un nerf? Non credo. Mi sta sul cazzo come oggetto. Mi stanno sul cazzo tanti oggetti di quelli che hanno creato, ma non credo che abbia bisogno di un nerf. Piuttosto se vogliono togliere determinati oggetti o cambiarli completamente, sono più d'accordo che un nerf sull'Immortal 5. Perché se lo nerfi non lo gioca proprio nessuno, non ha senso. Però se me lo chiedi a me è un oggetto del cazzo. Cioè non penso che sia un oggetto che dovrebbe stare. O almeno l'Immortal Shieldbook penso sia giusto se è limitato a farlo giocare sulla AD Carry. Qualunque personaggio che non è una AD Carry che build un Immortal Shieldbook non gli dovrebbe essere consentito. So you get those frozen thralls out from Lissandra and can begin to run over the fight. Yeah, you're completely right, Azale. It's T1 who can dictate the fights, right? Damwon, the only real engagement... Dovrebbe essere un oggetto tipo la Bloodthirster di Mortal Shield, qualcosa che solo un AD carry deve volersi buildare. So Damwon have to wait for T1 to commit and then turn as they do it. If T1 don't commit completely on the same target and in kind of harmony, then Damwon can turn quite easily. Beryl can stop the backline from getting close, and then we see it right there. And double marksman in an extended fight is so difficult to deal with. Ma lo buildano tutti i personaggi, ragazzi, perché non ci sono oggetti. Non lo buildano perché è bro. Ditemi che oggetti ci sono da buildare. Avete il Sunderer. La Trinity Force non esiste. Poi la Goldrinker l'hanno nerfata. Poi capite, la Stridebreaker l'hanno nerfata. Qual è il termine di scherzo? Perfetto equilibrio tra si può dire professionalità, mister. Oh, grazie, Jonathan. Thank you for the cheers, caro. Grazie mille del supporto e buon Halloween, Jonathan. Similarly though, Canyon with his ultimate able to mitigate so much of the follow-up damage that's coming from Jhin, but I think it's good that we highlight Ghost, because again, incredible game one on the Jhin, more of a utility carry. Yeah, this time, game. It's the Draven, and he's already popping up again, very quiet in the early game while he farms stacks, but, you know, cashed him in the end, and that's all that matters. This was not a player that we expected to be laser-focused on. We expected this matchup to be all about topside, unless Gumayushi was given something like... Dico, sulla carta dovrebbe essere un carry basato sul crit, ma non lo buildano manco per il crit, Shadow, l'Immortal Shieldbow. Lo buildano perché gli altri oggetti fanno schifo. Tant'è che Viego si gioca o Shieldbow o Sunderer. Non ci sono oggetti. Bravissimo Showmaker. Bello sto ingaggio di Geria. Deve solo uscire fuori. Buono. Bravo Showmaker. Ma questo era veramente un bel tentativo da parte di T1. Poi poteva aprire Gumayusi di ulti. But they did get Showmaker's flash, so that is actually a pretty big deal
It is just the ult for Flash because T1 didn't overcommit. They just expended the Lissandra ult, carry a W over the wall. He knows if that lands, there was going to be follow-up, he would have gone down. So he is forced to commit the summoner. And that is going to mean Showmaker has to play it much more safe around these objectives. Non credo che i T1 possano per almeno i prossimi 5 minuti attentare al Baron. Quindi se vogliono se stanno barra vogliono provare il Baron, fossi loro ci penserei 3 volte, non 2 volte. Also worth mentioning, Ghost decided to go exhaust here. He's not playing cleanse, right? So there is a tremendous amount of CC. Dici tu devo mettere la parrucca ad Halloween, signor Pop. Tra l'altro buon Halloween. It's gonna be a while till he gets that QSS, and that's a big target that Dom Wanna are depending on to really output the damage in these fights. Certainly it is, and Windwall doubly punishing against a Draven when you drop the axes, when it stops that from being able to come through, significant portion of your reliable damage output. So while Ghost, yes, has to stand aside, can mitigate a lot of these potential engages, he is also in a difficult position. Hard to play out these fights against so much CC, against a Windwall. More pressure on him to try and make it work. And again, a game that is neck and neck. Yes, there is one tower difference. Yes, there's 1k gold difference. But that's really all that's separating the team. Yasuo finally on 2 items, 100% crit already at this point in the game. Lissandra with the hour. Va bene, come dicevo, si può teoricamente buildare un item. Però madonna, quanto odio kill, forse cibo. Ma la realtà, ragazzi, è che la logica è che potreste buildare qualunque item, ma al momento veramente ce ne sono pochi che potete buildare. Pure su Yaddy Carry. See it right there. T1 get the top tower. Damwon respond with bot tower, and that's just great to watch. I mean, there's only a 1k gold lead between both these teams, with 1 minute on the dragon. That's where both these teams are going to be putting their focus. But that 1k gold lead is Ghost. Siete molto limitati nella scelta degli item attualmente con quelli che ci sono. Anzi, forse per assurdo, gli Eldari sono quelli che hanno più scelta, ma è comunque abbastanza limitata. Perché penso che se gli metti il danno in AD in quel caso Shadow lo rendi completamente sbloccato l'oggetto. Andiamo fuori posizione. Non credo che i DK possano ingaggiare, però. Quella ward oltre il muro dei DK gli ha dato veramente tanto in questa situazione. Sia per il controllo del drago che per il pick eventuale su Kanna. Bello il TP alle spalle di Faker. Buono questo da parte di T1. Ottimo fight. Faker addirittura ha flashato oltre il muro. Non ha abbastanza danno Faker qui. Faker ha bisogno di andare con il resto del team. Ha bisogno delle passive. Non può cercare la solo kill qua. Dovrebbe essere andata comunque bene per il T1, ma la giocata di Faker qui di andare per la solo kill su Showmaker non sono stato un grande fan. Owner veramente MVP di sto fight. Buonasera Anzoni. Tutti andati ai tempi in cui questa era speciale malatore, ad un certo punto di queste spuntava una donna super barbuta sempre piaciuta. L'ingaggio comunque era fantastico da parte di Rakan. Qui Faker doveva addirittura andare a mirare letteralmente a chiunque di loro stesse andando low per morire, per recuperare la passiva. Showmaker non era una minaccia qui per gli avversari. Aveva già utilizzato buona parte della sua combo. E prendendo una kill su qualcuno degli avversari lì, aveva subito il fantasma per lo slow e il danno extra. Per ora comunque belle partite, molto equilibrate. Questo game possono sempre vincere con un buon pick di Rakan seguito dal follow up di Yasuo. L'importante è che non mirino a Xin Zhao.
assolutamente mai mirare a Xin Zhao Ares. In realtà in questo caso forse neanche Andriven va bene, perché ha già la USS. Only with a very slim lead. It's only two dragons. It's only 500 gold. And if Ghost... Oh, qualcuno mi sorrida come che sorrida figa dopo ogni call. That's amore. Contest over midway once again. Khan is pushing bot. Khan has a lot of damage right now. So yes, you can lock down Ghost, but he has both summoners up and the QSS. And Khan, if he's untouched, will just melt through T1. No real frontline to stand in his way. Mid contest coming in once again. Both teams just want to push in. Oh, bella Kiwi, come stai? In tutto questo ricordiamo che di K finora sono 10-0. Minchia, vero? Non hanno perso una serie. Beh, potremmo dire che contro i T1 hanno almeno perso dei game, no? Se sono arrivati al quinto game. Contro gli altri team mi sembra che non avessero perso neanche un game finora, non sbaglio. Però ribadisco, ragazzi, per me veramente questa era la finale. Cioè, sono contento se gli EDG riescono a tenere testa di K, ma per me questa era la finale. Ma è normale dover scappare in bagno un fazzoletto ogni volta che Showmaker picca le blank? No, è tutto normale, è tutto in regola, Luke. È super sexy. Rookies on the stage. These are babies on the international stage. They lost game one. So many players with a great Grandpa Faker there. Figure 151 game in international all time. Porca vacca. He's holding it together, and I think it is important to have that voice behind you because obviously so much more experience on the side of Dom Juan Kia. T1 holding it around in this game too is massive. Yeah, the rookies of T1 can look to their left, look to their right, and they know that they have the greatest player of all time in the mid lane to rely on. Il punto è Kuma può vincere senza Faker, ma Faker non può vincere senza Kuma. Kuma ora era di K, non ricordo. È stata molto combattuta come serie, però secondo me è stata meglio di quanto mai potrà essere la fine di G contro Damwon. Io spero che Damwon contro G sia una partita equilibrata per lo spettacolo. Però ripeto, per me, io volevo i T1 campioni del mondo quest'anno. Era il mio sogno erotico. Figa era più del doppio dei King come di tutti i suoi compagni insieme, vero? Figa è una leggenda, raga. Figa è un mostro. Non puoi non avere rispetto di Faker. Può giocare pure in maniera terribile, avresti comunque rispetto di lui. Con tutti questi jungle da early game, come mai non vediamo Rek'Sai? Perché Rek'Sai è una merda pure in early rispetto agli altri. Comunque tutti questi personaggi che vedi da early game hanno quasi tutti quanti una cosa in comune, riescono ad accumulare HP. Persino Qiyana, che è un assassino, ha molti più HP e più statistiche da tank di Rek'Sai. E sì, è abbastanza ridicolo, però purtroppo è così. Tutti i champion che vedi giocare in giungla da early game sono tutti quanti considerabili dei bruiser al momento. Questo è il luggio per i T1. Sto Baron per di K non è possibile. Cioè, potrebbero anche riuscire a tankare con Khan all'infinito, ma è poco plausibile che continuino questo Baron. Un po' troppo forzato forse il chase qua su Showmaker. No, la coppia. Oddio, no, tragico. E comunque finita bene, ma era super saggio sta cosa. Questa era potenzialmente Baron garantito di T1 se prendevano il vero Showmaker.
decision goes for the play, and Showmaker reacts with a stopwatch on the Lissandra ult, so they didn't have enough lockdown to take Showmaker. Secondo me no, Green. Secondo me nessun giocatore per i prossimi 3-4 anni potrà mai arrivare neanche solo lontanamente a sognare quello che ha fatto Faker. Quando giocava Faker bene, da Dio, c'erano letteralmente i migliori giocatori del mondo, e già quello è una vittoria. Ma attualmente non escono così tanti giocatori bravi quanto quelli. Là ogni anno vedevi i migliori giocatori, i migliori giocatori, i migliori giocatori. Ogni anno c'era qualcuno disumano. No, no, ce l'ha Pobu. Magari non ora, ma deve fare pure lui. Non penso che i mondiali ti salvino dalla leva obbligatoria. Tra l'altro il fatto che Faker praticamente non sia riuscito a ultare lì LeBlanc è stato enorme, anche per via del kick di Lee Sin. Ghost really can't do much. Khan's committing to try and buy time for the backline, but Ghost really can't find his way into the fight because there's so much zone control. And even a fight like that where T1 is kind of under. Io ho sentito un rumor, Hydrox, che vogliono rimettere Ranked Team. E ci spero tanto. Se rimettono Ranked Team, si formano dei bei team. Cioè, le solo Q diventano tipo le flex di ora e si gioca seriamente a League. Si giocano solo il Ranked Team. Le flex mi ha fatte bene, Hydrox. Sarebbero le Ranked Team. Sarebbero quello che c'era prima delle flex. Praticamente le rimettono. Questo è il rumor che ho sentito. Stanno considerando di rimettere le Ranked Team che la gente gli chiede da ormai da anni di inserire. Cosa cambia? Che si giocano solo in 5, quindi sono solo 5 contro 5, e si giocano con un sistema di elo fatto meglio. Ma si giocano principalmente solo 5 contro 5, non puoi più capitare in gruppi da 5 contro una persona, due persone, tre persone. Praticamente la stessa modalità che c'è ora in flex, ma ripeto, funzionante. E ha un ranking completamente a parte. Non viene preso da... Non c'entra la tua solo Q nel ranking di team. Non possono mettere troppe modalità, Pobo, altrimenti la gente non gioca. Ci sono troppi pochi giocatori nelle varie modalità. Già ora come ora penso che questa cosa se la fanno, la stanno facendo perché stanno calando drasticamente i numeri. Si può prendere come allenamento per i team. La Ranked Team dell'epoca si poteva assolutamente usare come allenamento di team. Anzi, le Ranked Team all'epoca ti davano accesso agli LCS. Se facevi top 16 nelle Ranked Team, finivi in competizione, finivi a fare il torneo per entrare nei nazionali dei mondiali. E dai nazionali poi andavi ai mondiali, quindi ti facevi il qualifier al nazionale. Perché non puoi ingaggiare frontale, devi ingaggiare sempre laterale in queste situazioni. O da un punto cieco. Questo è un ottimo potenzialmente punto cieco, il problema è che Draven ha il quest a disposizione. Bella questa su Khan, perfetta. Non è morto. Come ha fatto a fare la E? Ah, kick! No. Perché l'ha kickato Owner? C'è qualcosa che non va proprio, perché me li becco pure io a Diamond 10 minuti per tornare alla partita. Cioè, c'è seriamente qualcosa che non va. Il numero di giocatori. Carry ha appena bruciato la sua ulti.
do spend the flashes, they do spend the ultis, but they walk away with the dragon here, and now they are onto the Baron here. I Kappa non so se sanno che carriano una la ulti. Se sanno che carriano una la ulti, è geniale la loro gol. Ma se non lo sanno, questo è abbastanza intimo. I T1 possono tranquillamente contestare questo se Faker entra dentro. Se soltanto Kerry avesse... Hanno vinto il fight. Madonna, che brutta Q di Owner. GG, endgame, 1-1. Dovrebbe essere finita, non dovrebbero avere modo di difendere qua di K. No, non poteva ultare, aveva già ultato Kanna, scusami, Shadow. Aveva ultato all'inizio sulla W di Rakan.